oltre 50 eventi da aprile a dicembre organizzati da 15 operatori locali, tra enti, associazioni e aziende per conoscere il territorio seguendo itinerari naturalistici o artistici abbinati a esperienze enogastronomiche. È l'edizione 2024 di IT Prato, la rassegna promossa dal Comune di Prato per valorizzare le eccellenze pratesi. Un ricco calendario di appuntamenti creato dal basso grazie all'avviso pubblico che si è chiuso nei giorni scorsi e che ha visto la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Siamo contenti di questo format di IT Prato che permette di valorizzare la programmazione enogastronomica pratese con un avviso pubblico che raccoglie tutte le proposte che vengono dagli operatori, dal basso, da chi lavora nel settore enogastronomico o turistico, per costruire e proporre delle esperienze di carattere turistico collegate all'enogastronomia, ma anche alla natura, alla storia, alla cultura del territorio, quindi non solo Prato, ma anche di tutto quanto l'ambito turistico pratese. Una chiave fondamentale per promuovere Prato a livello regionale e nazionale. L'offerta, raddoppiata rispetto alla precedente edizione, è variegata con tantissime curiosità, ad esempio la passeggiata gelata a chilometri zero a Travalle, il mortadella di Prato Days, le degustazioni di birre e la dolcezza degli zuccherini abbinata alla morbidezza degli alpaca. Ci sono anche dei grandi classici, la Toscana in bocca organizzata da Confcommercio il 7 e l'8 giugno al Castello dell'Imperatore, da Chiostro a Chiostro organizzata da Confesercenti con un nuovo chiostro da scoprire i primi due giorni di luglio, la passeggiata enogastronomica a luglio a Poggio a Caiano, la Fiera di San Giuseppe l'11 e il 12 maggio, ma anche Dolce Verni a ottobre e la Festa della Polenta il prossimo 14 aprile. L'elenco completo degli eventi è su pratoturismo.it.